Proseguono le indagini della polizia dopo la manifestazione di sabato scorso a Pescara per protestare contro l'introduzione del Green Pass. Come comunicato questa mattina in conferenza stampa dal questore del capoluogo adriatico Luigi Liguori, sono al momento 8 le persone denunciate dopo l'identificazione da parte degli agenti della Digos per la violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per una manifestazione non autorizzata. Per gli assembramenti che hanno portato al mancato distanziamento previsto dalle norme anti-Covid, ci sarà invece una sanzione amministrativa, così come previsto. Questa manifestazione di dissenso è stata portata nella piazza senza autorizzazione, senza preavviso e poi ammossa in un corteo. Abbiamo seguito l'evolversi della situazione, la Polizia di Stato e le altre forze di polizia erano lì in assetto di ordine pubblico ed anche di sicurezza della città, abbiamo identificato i primi 8 soggetti che hanno avuto un ruolo particolare in relazione all'organizzazione di questa manifestazione. Già questa mattina è stata depositata una prima informativa dalla Digos presso la Procura della Repubblica. Queste persone non solo sono denunciate penalmente per la violazione, seppur di tipo contravvenzionale, che hanno commesso, ma saranno raggiunte entro la giornata, al massimo entro domani, anche per notificargli anche la violazione delle prescrizioni anti-Covid, perché non hanno tenuto il distanziamento sociale e non erano muniti e non indossavano le mascherine. Saremo particolarmente attenti nel vigilare, nel monitorare la situazione. Certamente la piazza di Pescara non sarà certamente un porto libero dove poter manifestare e magari diffondere il virus. La Digo sta indagando, siamo di fatto a 30 ore dall'accadimento. Portare un'informativa, dirlo il questore è facile, ma poi collazionarla e fornire le prove al magistrato affinché possa emettere un provvedimento, se ritenuto opportuno, giudiziario, non è semplicissimo. Quindi questi primi 8 sono la prima tranche dei soggetti, avremo nei giorni prossimi sicuramente un aggiornamento a questo dato. Sì, c'è stato un gesto di stizza da parte di questo soggetto che avete ben stigmatizzato e riportato nelle cronache, anche video. Questo sì, confermo che è una persona che esercita la professione forense, è stato in questo numero di 8 persone. Anche se al momento non c'è stata una formale querela da parte dei soggetti politici che stavano legittimamente esercitando il proprio diritto di raccogliere le firme per il referendum. In caso di preavviso questo tipo di manifestazione sarebbe stata vietata, perché sono vietati gli assembramenti, sono vietati i cortei e soprattutto sono vietati quelli senza mascherina e poi contro quella che è una normativa attualmente vigente nello Stato italiano. Siamo in uno Stato di diritto, si osservano le leggi liberamente approvate dal Parlamento e dal Governo.